Stitch nello spazio. Questo mi sembra un livello volante. No, e invece... Allora, forse è l'inizio, Però dai, siamo lì nella cabina praticamente di lancio delle cacchie di navi... Bella però la... Allora, sembra quasi un glitch. Sembra un glitch questo quando per sbaglio... A parte che siamo appena scivolati. Un glitch quando finisci fuori dalla mappa e ti ritrovi in una zona dove non c'è assolutamente nulla. Però mettere già subito il calamaretto qua è una cosa intelligente. Voglio solo vedere dove va. Non ho intenzione di seguirlo. Anche se ormai siamo arrivati a fine gioco, non mi interessa proprio niente più. Ecco, un piano. Tu voli dentro il condotto dell'astronave, eviti le mine, sconfiggi soldati corazzati, superi asteroidi pericolosi e trovi il teletrasportatore. Io resto qui. Non preoccuparti, me la caverò. Un buon piano, no? Sì, sì. Buono, buono, molto buono. Molto bene. Io venire da Russia spaziale. Allora, Jumba, facciamo così. Io in qualche modo cerco di cavarmela. Ma... Ah, così? Vabbè, guarda, non fa niente. Ho fatto qualche miglioria. Quando? 626. Credo che il nuovo modello ti piacerà molto. Quando le hai fatte queste migliorie, Jumba? E queste migliorie, per caso, riguardano anche la durata dello zaino? Perché, sai com'è, ho appena sbagliato e ho perso subito il cerchio. Ecco, appunto. Ma dai, in che modo dovevo arrivarci subito lì? In che modo mi spieghi come dovevo arrivarci subito là? Ecco fatto. Urca troia. Allora, aspetta. Va bene così, va bene così. Oh, se tanto... Allora, onesto, ha qualche senso prenderle... Prenderli i cerchi, se non solo per la ricarica dello zaino? A parte che dall'altra parte avevo visto un altro filmato. Oh, fregato, vabbè, niente. Però vabbè. Guarda, arrivato a questo punto ormai frega più niente di nulla. I filmati, i cosi di DNA, cioè... Guarda, li mettono apposta in punti talmente del cavolo. Sì, ti piacerebbe. Mi si è scaricato appena... Vabbè, dai. Dicevo. Non ci sarei mai arrivato. Neanche a cadere con la X. Hai il tempo di arrivarci lì. Sto provando a fare una cittata, ma mi sa che esatto. Troppo lontano il prossimo. Sì, vabbè, ma fallo durare ancora un po' di meno, Vabbè, qua ho sbagliato io. Di pochissimo, come al solito. No, vabbè, ma fallo durare 0 secondi dal momento in cui io arrivo, No, no, mi raccomando. Fallo durare... 0 secondi, virgola 5 la prossima volta, Mi va bene qua, l'ho cannato io di nuovo. Va più veloce ma dura veramente di meno. Vabbè, ci sta però. Che palle. Eccolo qua. Sì, sì, certo, ma i cosi di DNA metteteli pure in punti in cui non è possibile raggiungerli, se non continuando a fare... Retrai, retrai, retrai e cadere, cadere, cadere. No, no, mi raccomando. Siamo nello spazio? Ah, sì. Ma Stitch può respirare nello spazio? Ah, ma aspetta. Sì, vabbè, ma... Mi sa che questo non è lo spazio, è un tunnel spaziale, perché... Se no... Non avrebbero senso queste luci. Però non hanno senso neanche gli asteroidi allora a quel punto. Vabbè, guarda, non fa niente. Però in realtà no, forse siamo davvero nello spazio. Perché non c'è neanche la musica. Nello spazio, nel vuoto assoluto. Non si... Dov'è? Dove dovrebbe essere l'ultimo? Non si diffondono neanche i suoni, giustamente. Ah, eccolo, era qua sotto l'ultimo. E come ci dovevo arrivare? Cioè, come...
Vabbè, avevo la telecamera da tutt'altra parte prima, guarda. Questo giro attorno all'asteroide è servito solo per allungare inutilmente la sfida. Dio mio, è assurdo che in un gioco per bambini, anche del tempo, anche del mio tempo, dove comunque i livelli di sfida esistevano, mettere una finestra di tempo così bassa per questo tipo di sfida. Va bene che sei a fine gioco, va bene che sei praticamente al penultimo livello. Vabbè, qua ho sbagliato. Però anche lì non hai neanche proprio la finestra di sbaglio, devi fare tutto perfetto. Siamo una generazione che va bene veniva dai tempi di Final Fantasy 7, 8 e 9, dove c'erano segreti dovunque, dove avevi delle sfide che avevano anche una tempistica e tutto quello che vuoi, va bene. Ma in un gioco del genere, Disney, che era per un pubblico di bambini normali, non bambini hardcore, una sfida del genere è una gran rottura di balle. Che cavolo. Non hai minimamente la finestra d'errore. Non è la minima finestra d'errore per questa sfida. E va bene, sei alla sfida finale, per carità, quello che vuoi, però... vabbè, guarda, neanche qua, neanche il tempo di potermi abbassare o cercare dove cacchio fosse il cerchio, che pam, sei già morto. Vabbè. Anche qua, curva sbagliata e via. Cioè, io capisco voler dare delle sfide ai bambini. Venivamo anche da periodi in cui comunque i giochi Disney non erano, diciamo, semplici. Perché anche Ercole comunque aveva la sua sfida. Tarzan era molto semplice a modo suo, ma aveva la sua sfida. Io non ho mai provato il gioco di Aladdin, ma tutti dicevano che era bello tosto come gioco. Questo non è difficile. Questo gioco è solo fastidioso. Ma scusami, ma se io mi butto sui sassi? No, non potevo camminare fino in fondo. No, no, no. Mi sembra giusto. Possiamo camminare nello spazio profondo senza dover respirare, ma se dobbiamo camminare su un sasso spaziale, no, 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 no. Fa male le zampine. Sì, vabbè, ma... ma mettilo un po' più lontano con un meno tempo disponibile, dai! Madonna mia, non vedo l'ora di finirlo sto gioco. Non era partito malissimo, era oggettivamente più brutto di molti altri che avevamo fatto, però cavolo. Dici, vabbè, non è così terribile. Poi vai più avanti, vai più avanti, vai più avanti e vedi quanto è fatto tecnicamente male. Sai che se non fosse che ormai lo stiamo facendo letteralmente per la serie... e quindi vabbè, stiamo facendo ogni singolo livello e tutto il resto, noi abbiamo tutti i DNA per arrivare all'ultimo livello e fare Gantu. Se fosse per me io l'avrei saltato. Poi ovvio che a livello di completismo il giocatore che è in me non sopporterebbe di aver lasciato perdere una sfida del genere. Però ci sono sfide che a volte devi dire ok, chi se ne frega. Cioè, io pensavo di aver toccato il fondo con Madagascar 2 e 3. Pensavo veramente di aver toccato il fondo dei giochi tratti da film e cartoni peggiori. La lista si sta allungando sempre di più, sappiatelo. Pensavo veramente che Madagascar potesse essere il peggio che avevano fatto. Sai che questi sono i giochi classici che ti spingono ad usare i trucchi, Dio mio? Sono quei giochi del cacchio che ti dici, porca miseria, vaffanculo, dammi un libro dei trucchi e vediamo se c'è qualcosa. Olè, finalmente! Bene, ora riporta il DNA in laboratorio e il teletrasportatore. Ma vaffanculo anche tu. Sì. Vabbè, non ne abbiamo mancati neanche tantissimi, anche perché la maggior parte erano tutti in punti assurdi dove andarli a prendere, ma...